tragedia rispetto alla quale ovviamente non ci sono parole, se non la vicinanza, il cordoglio di tutta la comunità rispetto a un ragazzo di 24 anni, un ragazzo che lavora qui, una tragedia del lavoro. Adesso insomma stanno effettuando le verifiche dovute del caso con la procura e tutte le altre forze dell'ordine che stanno insieme ai vigili del fuoco prendendo atto della situazione, e quindi attendiamo per vedere qual è stata la dinamica, eventuali anche situazioni, responsabilità, insomma, che possano essere accertate, ma adesso il dato è la scomparsa assolutamente di un ragazzo di 24 anni rispetto alla quale la comunità teramana non può che stringersi in un forte e sincero dolore.